Ha dato punizione. Eh sì, e non l'espulsione, no, cambiato il regolamento. L'espulsione no, perché non è chiara occasione da gol, quella è una munizione casomai, ma non l'espulsione, non chiediamo l'espulsione. Quella è un'altra cosa, la munizione, ma è inversamente proporzionale sul rigore, perché il rigore che ha dato è proprio inversamente proporzionale, perché sono a distanza di 3 metri il giocatore che è cascato con quello prima di lui. Quindi se mi viene a dire, è una cosa un po' strana quello che lei mi dice, per un fallo di mano fuori aria del nostro portiere da ammunizione, come mi metto a sedere, evidenzia questo e non evidenzia il rigore che vi ha dato l'arbitro, è una cosa un po' partigiana. E allora se siamo partigiani non va più bene. Partigiani non lo siamo mai stati. Va bene, grazie. 50 anni di mestiere. No, no, ma si fa per dire, però mi ha detto questa cosa e io ho risposto. È vero, perché è un campo difficile, è un campo che è quasi impossibile giocare perché la palla balza malissimo. E ci serviva sempre 2 tocchi in più per giocare a calcio. Noi tendenzialmente siamo una squadra che gioca, riuscivamo ad arrivare sulla tre quarti, e sulla tre quarti trovavamo chiuso perché impiegavamo 1-2 tempi in più di gioco. Quindi abbiamo avuto una grossa occasione con Piscopo, voi avete avuto un'occasione nel primo tempo, non mi ricordo con chi è. Sì, va bene, il Monopoli ha avuto un'occasione nel primo tempo, secondo me è stata deviata da Migna, però no, non sono sicuro di quello, quindi abbiamo avuto un'occasione per uno, siamo andati sotto su un rigore che avete visto, e qualsiasi squadra al 45esimo abituata a giocare si trova a dover affrontare una partita e in una situazione del genere può andare in difficoltà. Invece noi ci siamo messi lì, l'abbiamo ribaltata giocando, perché tutte le azioni sono venute, tutti i gol sono venuti a situazioni manovrate da ragazzi, perché sono un gruppo eccezionale. Per noi questa è una vittoria, pesa veramente, pesa anche per come si era messo, pesa perché l'abbiamo fatta in un ambiente difficilissimo, perché io faccio i complimenti al Monopoli, perché il Monopoli è una squadra forte. Una squadra che sia individualmente che a livello di organizzazione è molto molto forte, e sono convinto che il Monopoli uscirà da questa situazione di classifica, uno perché lo merita e due perché ha tutte le carte in regola. L'ambiente è un ambiente che spinge forte la squadra, e quindi complimenti anche al Monopoli e a Monopoli. Mister, ecco, facciamo una sentita, avevo detto non c'era 2 senza 3, c'era questo percorso di 10, è arrivato questa terza vittoria. È vero che magari ecco, la Juventus abbia avuto difficoltà a affrontare il Monopoli, l'esplosione di Vidente ha cambiato la situazione, però quel rigore effettivamente ha un po' condizionato tutta la gara. A me non è piaciuta la direzione arbitrale nel complesso. Abbiamo vinto e ricordiamo come Juventus abbiamo vinto, però ecco, al del genere dovrebbe essere un po' controllato meglio, ecco, per quello che è. Però una prova. No, ma non riesco. Va bene. Cioè, nel senso. Non ci siamo lamentati noi sul rigore, no, lasciamo stare. C'è chi si lamenta di qua, chi si lamenta di là, chi dice una cosa, chi dice là, giustamente una parte, ma è meno giustamente l'altra. Però ecco, parlare dell'arbitro mi interessa parlare della partita. Io sono sincero, ragazzi, secondo me l'arbitro sul rigore può aver commesso un'ingenuità. E l'ha anche riconosciuto, mi sembra di aver capito. E può aver scommesso la situazione di Tiam, perché magari ci sta la munizione lì, no? Ma poi il resto è tutto sacrosanto, cioè non è che c'è una cosa che non è sacrosanto, quindi è arbitrato in un ambiente difficile, un arbitro giovane, secondo me, bene. Poi c'è stato, come si può sbagliare a noi, possono sbagliare a loro. È normale che a noi ci pesa tanto il fatto di andare in svantaggio 1-0 su una situazione del genere, però come si sbaglia a noi, possono sbagliare loro. Io ho sbagliato. Non volevo dire che diciamo, ecco, non gli episodi non erano. No, perché voglio puntualizzare su quello che hanno fatto i ragazzi, qualcosa di straordinario. È quello che ci questo è quello che voglio dire, perciò dico. Ci possiamo stare lì a parlare anche da parte qua e di là, vero o non vero, sarà o non sarà, c'è chi è partigiano dalla parte, chi è partigiano dall'altra, chi tira di qua, chi tira di là. L'importante è che questi ragazzi sono andati sotto anche diciamo immediatamente, perché per me il rigore non c'è tutta la vita, l'ho visto 3-4 volte, ma questo può essere magari un diffuso. Però mi interessa la reazione dei ragazzi, una reazione importante, perché si va sotto in un, diciamo, uno stadio particolare, caldo, nel senso c'è questa grande squadra di fronte, e alla fine ecco, con calma la sua squadra è riuscita a ribaltare il risultato. Sì, a volte un po' troppo leziosi, alcune volte anche un pochino individualisti, questo non lo dobbiamo fare perché nel lungo periodo ci pesa, però sapevamo che
poteva essere, anzi ti dico, vi dico la verità, nonostante le condizioni del campo, nonostante la bravura e l'organizzazione della squadra avversaria, il primo tempo riuscivamo sempre a trovare uno tra Leone e Mosti in zona di rifinitura, e però lì non avevamo purtroppo tanti giocatori in area di rigore, perché la posizione di un giocatore forse era un pochino lontana, però i ragazzi hanno fatto benissimo sotto l'aspetto di tante cose, meno bene sotto l'aspetto di altre cose. Quelle cose che hanno fatto meno bene secondo me derivano da un pochino di pancettina piena, e la pancettina piena, no, il braccino corto è entrato da ultimo e la pancettina piena è entrata come è iniziata la partita. Se noi giochiamo con la pancettina piena rischiamo di far fatica grossa in queste 13 partite che mancano. Se noi giochiamo col piglio di parte del secondo tempo, col piglio di quante partite abbiamo fatto? 23, 20, 25 partite, quasi tutte 25. Poi se mi dice sono felice, perché è una cosa bella, è la cosa bella, è la cosa più bella. Sono felice perché oggi è un risultato da grande squadra che viene in un campo difficile, ripeto, e fa un risultato importantissimo ai fini della classifica. Mario, mister, la prestazione da mezzala, mi è sembrata, anche se spesso si dà 4-1-4-1 in fase offensiva di Mosti, e poi per la prima volta questa che gioca senza Candellone e Buglio, che sono due perni fondamentali probabilmente della squadra. Per questo c'è stato un po' il problema all'inizio, che diceva che questa pancia piena proprio appunto di un problema di linee. No, secondo me è stato proprio nella difficoltà nel controllo e passaggio, perché si impiegava un tempo in più perché il pallone non marciava bene, quindi non è una cosa. E lì non abbiamo messo l'atteggiamento di forza, ma abbiamo messo l'atteggiamento di andare dietro a quello che era l'impasse del momento, e quello ci rendeva prevedibili, ci rendeva chiusi quando si arrivava a questa palla a Mosti, che ha giocato lì apposta perché sapevamo che lì ci poteva essere un pochino più di spazio, quindi abbiamo messo un giocatore di qualità importante come Mosti. Quando gli arrivava poi trovava un pochino gli spazi chiusi, se eravamo un pochino lenti, intendevo quello. Ha detto, io non ho menzionato, no, questa settimana chi ci mancava, chi non ci mancava, ma a questa squadra oggi non c'era Candellone, non c'era Gerbo, che Gerbo è un giocatore importante per noi, solo anche solo nel stare con la squadra, nel motivare i ragazzi, nell'aiutare i ragazzi. Oggi non è venuto per stare a curarsi, e in più ci mancava Buglio. Ora non mi ricordo se ci mancava anche qualche altro. Adorante non si è allenato tutta la settimana, l'abbiamo recuperato ieri perché sono stati bravi i nostri fisioterapisti, i nostri dottori, sono stati tutti bravi, e quindi è un risultato importante. Oggi avevamo 4 giovani in campo, abbiamo fatto un minutaggio con 4 giovani, sono contento per la nostra società, sono contento per il nostro presidente. Venire a Monopoli, giocare senza Candellone, Buglio, Gerbo, con 4 giovani in campo e vincere 3-1, penso sia una cosa bella. Buonasera. Volevo chiederle, un secondo tempo fatto col piglio della grande squadra, come diceva lei prima. Nel primo tempo però, lei stava accennando ai problemi che ci sono stati in attacco, si diceva molto spesso Mosto prendeva palla ed era un po' chiuso in attacco, non si riusciva a creare molte occasioni da gol. Però io ho anche notato un po' di sofferenza sulla nostra fascia destra, perché non a caso su quella fascia è andato anche, diciamo, l'episodio poi del primo gol, ma non solo in quelle occasioni, anche in qualche occasione precedente la squadra ha un po' ballato su quel versante, sulla nostra fascia destra. Ecco, non so se ha notato anche lei, volevo capire. Sì, infatti ho spostato Erradi lì perché ci serviva una cosa di gamba, e anche per quello sapevamo che lì si poteva ci poteva essere bisogno di un giocatore in più. Oggi abbiamo difeso in modo diverso dal solito, perché noi conosciamo le qualità dei nostri avversari. Vi ripeto, secondo me il Monopoli è una cosa strana, che per l'organizzazione che ha e che aveva anche prima, perché per me il Monopoli era anche prima del cambio di allenatore, era una delle squadre che giocava meglio, ora continua a giocare bene, continua a avere
qualità sia individuali che di squadra, quindi è un risultato importantissimo. Concordo con te che lì c'è stato due situazioni che ci hanno messo in difficoltà, che ci sono andate al cross, però è anche vero che ci sono anche gli avversari e con grande rispetto li affrontiamo e cerchiamo di togliergli tutto quello che c'è da togliergli, poi anche la bravura degli altri gli battiamo le mani. Mister, buonasera. In presentazione della gara disse che un suo amico gli diceva che fare un filotto appartiene a una certa categoria di squadre. Questo filotto oggi è arrivato, la squadra fa parte di un gruppo di squadre che può dire la sua. Sono d'accordo, sono d'accordo. Il nero, io c'ho un amico che è soprannominato il nero perché quando va al mare diventa nero, e Vaco ride perché lo conosce. E mi fa sempre: Guido, il filotto non è da tutti, però il filotto statisticamente le squadre che hanno una determinata classifica lo devono fare. A noi ci mancava queste tre vittorie di fila e dobbiamo dare continuità, e questa è stata la motivazione della partita di oggi, che secondo me all'interno della squadra era più della partita in sé, più della classifica, perché la classifica ora è in un modo, stasera in un altro, domani in un altro ancora, mentre il filotto rimane, il filotto è una statistica che squadre di vertice devono fare. Volevo fare ringraziare i nostri tifosi che sono stati splendidi, specialmente quando abbiamo pareggiato la partita, da lì in poi ci hanno spinto in modo decisivo e devastante, e sono sempre grandi. E volevo dire che per quanto riguarda la mia ennesima squalifica, ho soltanto detto all'arbitro: guarda il video, e lui è venuto e mi ha espulso, e poi ci siamo anche chiariti, tra l'altro, e quindi mi dispiace perché ho visto il secondo tempo da fuori, però ho visto una bella Juve Stabia al secondo tempo. Non c'è tempo di respirare, no, mister, perché mercoledì c'è la giornata 14 per San Valentino, l'amore, no, si può celebrare questo amore con la bella Juve Stabia. Penso che alla fine questi ragazzi vedranno anche in casa di non avere solo la curva e i normali che vengono, ma anche tanti altri, diciamo, ecco, sostenere. No, ora riposiamoci, la nostra gente si sa, i nostri tifosi, il nostro popolo si sa quanto è importante per noi, e è importantissimo che mercoledì, hai detto bene, siano con noi, ci spingano, perché sono tre partite ravvicinate, sono tre partite che hanno un peso alto in questo campionato, e quindi speriamo che sia pieno il nostro stadio, perché ci abbiamo bisogno di loro. Allora, Piovanello, condivido con te tutto quello che hai detto su Piova. Piova ha avuto qualche problemino fisico a un certo punto della stagione, nel momento che stava meglio. Piovanello è un ragazzo splendido, c'ha qualità morali vere, ragazzo eccezionale, c'ha qualità tecniche importanti, un giocatore che ti crea superiorità numerica. Oggi avevamo bisogno di quello nel secondo tempo e l'abbiamo messo, e lui l'ha fatto appieno. Cosa deve migliorare Piovanello? Che deve stare in un contesto tattico organizzato, riconoscere le cose sia nella fase di possesso e di non possesso, perché ha delle grandi qualità, e naturalmente quello che cercheremo di fare, cerchiamo di fare, è quello di far rendere al meglio quelle che sono le sue caratteristiche. È normale che oggi l'abbiamo messo nella posizione più congeniale a lui, allargandola, andando a cercare questa superiorità sugli esterni che lui, insieme a Baldi, insieme a Migna e Erradi, ci hanno portato, Migna e Erradi dall'altra parte. Quindi sono contento di Piovanello, ma faccio complimenti a tutta la squadra perché sono stati eccezionali. Mi dispiace un pochino per questa leziosità che abbiamo messo, perché non fa parte del nostro DNA, perché l'umiltà deve essere una qualità importantissima. Dispiace per gli ultimi 5 minuti che ci siamo andati un pochino in paura e non si vedeva la superiorità numerica, e sono contento per tutto il resto del secondo tempo e per parte del primo tempo, per come ha giocato la squadra in un ambiente, ripeto, difficile. Grazie. Mister, arriva il 2:20, abbiamo già una prossima, quindi veramente abbiamo fatto un tempo di preparazione. È possibile preparare qualcuno tra Candellone e Gerbo, oppure già ci vuol dire qualcosa per mercoledì? Io penso di sì, che si recuperi tutti, e
però dobbiamo recuperare le energie della partita di oggi e dobbiamo pensare che ogni partita ha le sue difficoltà e umilmente, con grande umiltà, vi chiedo a tutti grande umiltà, lavoriamo giorno per giorno cercando di essere consapevoli della nostra forza, ma anche essere consapevoli che se ci manca il piglio che ci è mancato in alcuni momenti oggi possiamo fare fatica.